Ciao Pierluigi. Allora, io c'è la presenza del sindaco, quindi vorrei dire due cose al sindaco, che oggi siamo un po' bastonati, però ci sta, no? Però la prossima volta il sindaco me lo porto con me, perché voglio fargli vedere come si organizza un raduno e quali sono le problematiche. Quindi si renderà conto a lui. Però ormai abbiamo già pianificato e abbiamo già risolto un problema per il prossimo anno. Quindi io do un attimino il microfono al sindaco, che ci dirà le sue impressioni su questo raduno. Buonasera a tutti. Prima di tutto grazie. Funziona? Sì. Sì. Un po' di. Si può avere un po' più di volume? No, ma va bene, avvicino io, sapete. Quindi buonasera e grazie per essere venuti. Prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno partecipato, perché effettivamente avete fatto una gran bella manifestazione. L'anno scorso eravamo anche qui, mi ricordo molto bene, quindi io spero di incontrarvi anche il prossimo anno, perché noi andremo avanti. Naturalmente qualche problema nell'organizzazione c'è, ma caro Gianni, è una cosa normale. Effettivamente dobbiamo pensarci un po' di più, ma c'è una cosa che dovremmo fare, un pochettino più di pubblicità. Perché devo dire che qualcuno mi ha detto io non lo sapevo, e quindi dovremmo invece aumentare un po' il modo di dire che qui esiste una di queste belle, una bella manifestazione, il raduno dei fiori, che deve diventare qualcosa di regolare, normale e organizzato come si deve. Vedremo anche di poterlo migliorare ancora di più, per cercare di non dare fastidio a chi effettivamente può lavorare o ha bisogno di lavorare, ma nello stesso momento, insomma, voi vi dovete divertire, ma non solo divertire voi, dobbiamo far divertire chi c'era, che era cittadino. E quindi, come solito, queste cose ci portano lavoro. Il prossimo anno ti voglio al mio fianco. Va bene, però vedrò. E quindi effettivamente vi voglio ringraziare, ringrazio naturalmente il Rally Team di Sanremo, perché è grazie a loro che riusciamo a fare queste cose. Ringrazio anche il Presidente del Comitato del Circuito di Spedaletti, che dà sempre una mano, insomma, alle naturalmente a tutti i volontari che ci danno sempre la mano, perché senza i volontari
non si possono fare queste manifestazioni. Noi siamo un piccolissimo paese, non abbiamo le risorse di Sanremo, però insomma di manifestazioni le facciamo. Sto cercando di coinvolgere Sanremo per fare in modo che insomma le nostre manifestazioni diventino una manifestazione di tutta la zona, no? In particolare la nostra rievocazione storica e il nostro raduno dei fiori. Per cui io spero di poter migliorare ancora, domani ci sarà anche il prefetto che ci saluterà, quindi io ritengo che, caro Campanelli, hai fatto una bella cosa, continua, io ti aspetto il prossimo anno, aspetto tutti voi, anche coloro che provengono dalla Francia. Merci beaucoup, può venire sì, ok? E quindi grazie a tutti e ci rivediamo il prossimo anno. Quest'anno il raduno abbiamo avuto diverse partecipazioni dall'estero, uno in particolare lo voglio salutare perché viene dalla Croazia e penso che sia il paese più lontano, dov'è? Ecco qua. Lui ha iniziato a venire al raduno di Ceriana, il primo raduno. Si è trovato bene, l'ha fatto anche quello di Spadaletti, adesso lui purtroppo però domani non farà il giro della ronda perché deve ripartire per la Croazia, quindi lo aspetteremo poi a luglio al prossimo raduno e lo voglio ringraziare perché non è facile venire dalla Croazia, partire di là per venire a fare un raduno. Ringraziare alcuni equipaggi francesi, no, te sei di qua, poi ti sarà l'ultimo. Dov'è? Allora, voilà, eccolo là, Azan, vieni. Gianni parla più francese che croato. Allora, questi signori qua ormai sono quasi un anno che vengono con noi, hanno fatto raduno l'anno scorso, vengono dalla Francia, dal paese da Brune Capine. Ah, Brune Capine, benissimo, segmento facilmente. Poi abbiamo lui, Michele, che è italo francese con la macchina targata francese, no? Quindi, qua sapevo. Voilà. Però la macchina è ancora targata francese. Voilà. Poi chi chiediamo? Non capisco l'italiano. Ah, bon, ecco. Poi abbiamo lui. Aspetta, Jannick, ok, con la Silviano. Con la Silviano. Lui fino all'ultimo è stato incerto perché ha avuto un problema quindi di salute, però è vero? Però l'ha superato e non vedeva l'ora di venire e mi ha dato la risposta praticamente ieri che avrebbe partecipato, anche se aveva già fatto l'iscrizione un mese fa. Però mi ha detto io fino all'ultimo devo vedere come sto. Stamattina me lo sono visto lì e mi ha fatto piacere. Grazie. Poi aspetta che è uguale. Abbiamo il nostro. No. Come il nome? Ricciardo. Poi una cosa anche devo dire. Quest'anno abbiamo la partecipazione di una scuderia di Milano. Questa scuderia è presente con 6 vetture, se non sbaglio, giusto? Qualcuno mi può fare addirittura 7 anni. Ok, grande successo. Avevo piacere. Alfa Romeo e Fiat. Alfa Romeo e Fiat. Benissimo. Hanno un problema, hanno un attacco dentro. Poi abbiamo un nostro carissimo amico che anche lui parte da Piacenza, quindi non è che fa, sono 400 km che arriva qua, però purtroppo quest'anno mi ha fregato perché lui ha una bella pianta integrale, no? Martini, però la mattina me lo vedo arrivare, mi dice guarda
sono qui con la testa normale, 4x4, e l'altro dove l'ho spaccata, è rotta. Quindi non hanno voluto girare, ma quello mi ha detto che è fatto un giro. Quindi anche lui è un amico, è ormai da 2 anni che viene. Mi ha chiamato lui una volta dicendomi, guarda, io sono in Piacenza, qui non fanno niente, vorrei venire al Corradone, ti ricordi? E di lì è iniziato. Poi ne ho uno in particolare, no, che è di fronte a te, che ha una Stratos, no? Che guarda, è di una precisione. Quando ti dà un livello orario, sei tranquillo, ti arriva dopo il no? Guarda. E lui, bravo Gianni, grazie. E qui abbiamo Mr. Baffo, che è un attore, no? E Antonio, lui anche te sono Gianni, che viene con la il veterano, lui è un mediterraneo, ma proprio mediterraneo. Guarda, poi dell'amico qua, beh, lui è un pro, allora anche lui, forse sei stato anche tu produttore della Sanremo Realizzini nel mio montagna, quindi è pesata, no? Altro che bello. Anche lui è molto bravo. Adesso arriva un po' vuole. Poi dovrei presentarmi il vecchio sfigato, anche più sfigato di così non si può. Che hai visto? Si sente un po' come un cane bastonato. Io glielo ho sempre detto, che la macchina è come la donna, o la curi, altrimenti. Vedo, signore, arriva con la macchina, pensa di fermarsi a darla di taccia. La macchina non va più, l'ha spaccata, è ingrippato, deve rifare tutto. Piace. Ma ha detto, guarda, mia moglie mi ha stregato in una maniera. Non la posso fare neanche le scuole. Siamo arrivati con tutto il prezzo. Si è comprata 200 paia di scarpe per questa cosa. Adesso non lo faccio in maniera qua. Poi qui c'è un amico. E conosci questa signora qui, ha una bellissima giacca, anche lei quest'anno ci ha fatto un bel pasto, nel senso che non è colpa sua, la macchina ha avuto dei problemi, ha portato la seconda e l'hanno costruita, quindi non è disponibile. Domani sarebbe venuto a venire al giro della cultura, però lei ha già pensato di andare a un torneo di tennis a Montecarlo, quindi va bene così. Poi tu sei? Siete quelli di Milano, no? Io già... C'è già Milano. Poi c'è un personaggio che anche lui è tutto un film. No? Questo signore qua. Allora, voi dovete sapere una cosa, che nel pieno mese di luglio, con 35 gradi, imperterrito, con la sua tuta a spacco, no? Chiusa fino qui, colava come una fontana, non se l'è tolta, sotto il sole. Micidiale. Secondo me lo farebbe fare una pietra, una cura di magante. Con 1100 anche. Anche con 1100. Guarda, vedi. Poi abbiamo qui un altro amico di Caporosso o Dolciacqua? Di Dolciacqua, lui è sempre, quasi sempre presente. Adesso abbiamo un nuovo allievo che si iscriverà alla scuderia, quindi ci darà una mano anche lui. Questo invece è un rapporto pericoloso, perché qui abbiamo questo ragazzo qui che si è spaventato dei giorni fa, gli sono cresciuti i capelli biondi, erano scuri e sono diventati biondi. Ma prima li fatti diventare te, Allora, questi ragazzi qua, ragazzi, sono favolosi.
perché riescono sempre a gestire qualsiasi problematica. E diciamo il responsabile è questo signore qua, perché lui ha avuto il cappello in testa. Anche non so come dire di niente, mi sembra che è un casco naturale. Io direi che abbiamo seguito. Poi abbiamo la signora Daniela, che è quella che in questo si è potuto andare a scoprire. Lo spero che sia. Il signor Pino, altro collaboratore. Io, a parte che adesso vi ringrazio tutti quanti, se qualcuno ha qualche cosa da dire, lo dico adesso, ho un po' di magia. Adesso non più. Avete un'opportunità di dire quello che pensate. Io sono il microfono, vieni. Ho fame. Ecco. Non ci ha fatto neanche pranzare. Poi c'è il mio Danilo che vive sempre con la legge di carta. Saluto tutti, saluto tutti. Poi c'è altro tre. Poi l'amico qua Sergio, la signora, la Francia, poi siete di Milano, di Milano. Sempre del gruppo dei sette. Quindi, io sono una consigliera di Milano. Otto tre, buonasera. Poverino, lui che gli deve star dietro con la testa. Allora, scuderia a cercare. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa su questa scuderia? Vabbè, innanzitutto volevo ringraziare Gianni di quello che ha fatto, perché organizzare, sappiamo cosa vuol dire, non è facile. Quindi un altro applauso a Gianni, perché lo merita al 100%. Grazie anche al comune di Ospedaletti che ci dà la possibilità di farci godere queste macchine, perché sennò sarebbero in box e così invece ce le godiamo. Niente, noi siamo una scuderia nata, abbiamo qua dei soci fondatori tanto tempo fa, dalla passione vera, soprattutto vabbè, per le Alfa Romeo, perché quei due signori che dove è andato prima Gianni hanno fatto 50 anni insieme di officina. Riccardo, Luigi in piedi. Possiamo mangiare? Perché si possono alzare. Allora, loro hanno fatto 50 anni insieme. Alfa Romeo. Oggi sono i miei maestri, perché devo dire che mi hanno insegnato tantissimo. E niente, qua e poi è solo la passione che ci accompagna in tutte queste manifestazioni. Grazie ancora a tutti e a Gianni e al comune di Cesarezza. Okay. Andiamo da un equipaggio femminile, Abbiamo qui una pilota che, ragazzi, uno scherzo, c'è un mini Cooper, No, femminile. No, questa è la pilota, quindi... Lei è l'iscritto, vero? È vecchio. Io sono l'accompagnatore. Beh, di qualcosa da pilota, da donna, dai. Sì, tu sei una rappresentante della categoria femminile. No, ma perché mi devi fare? Insieme a tutti questi punti massimi, qua, no? Detto papale papale. Cosa devo dire? Ci provi e ti diverti. Ok, è stata molto chiara, Diplomatico. Diplomatico, con parole. E poi abbiamo qua. Come si chiama la signora? La signora Cinzia. Anche loro, voi da dove venite? Da Genova. Da Genova e da Torino. Ciao,
quello di Alpino. Quello di Alpino. Zeno? Però mancava un Alpino oggi. Dove doveva essere il prezzo? C'era. Però non è venuto la sera. Avevamo un Alpino. Quindi, era stato un piacere conoscere. Speriamo di vederci ancora il prossimo anno. Noi abbiamo in calendario altri tre eventi. E mandiamo le commissioni, se siete interessati, ne abbiamo uno di tutti di noi. Quindi, grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo signore qua è il presidente del comitato del circuito di ospedaletti e collaboriamo, noi siamo di vecchia data, lui è anche un socio fondatore della Sardegna Benedino, 1900. Siamo a 11 due superstiti, ragazzi, siamo molto duri. E teniamo duro. Si dica qualcosa per il prossimo evento della rivocazione, organizzato da tutti. Cioè, quest'anno tocca le moto, l'anno scorso abbiamo fatto le macchine, quest'anno tocca le moto, quindi all'ultimo weekend di settembre avremo la rievocazione motociclistica, abbiamo già da adesso circa una cinquantina di iscritti, e abbiamo già conferme dall'Argentina, un po' da tutto il mondo. Campioni del mondo abbiamo la conferma dei soliti, Bianchi, Lazzarini, quasi, abbiamo anche Marco Melandri quest'anno e stiamo trattando qualche altro campione più recente, quindi vi aspettiamo alla fine di settembre a vedere le moto. Ok? Buona. Saluti a tutti. È un evento importante perché ci sono dei piloti di fama mondiale, come Giacomo Agostini, che è venuto su 3-4 volte a partecipare a questa rievocazione. Poi c'è l'americano, come si chiama lì? Non sappiamo se è vabbè, ma è venuto su, chi era? Adesso abbiamo avuto 11 campioni del mondo. Voilà. Ci vuoi l'elenco dei nominativi di questi 11 campioni? Allora, gli 11 campioni del mondo, allora, Agostini per primo. Poi abbiamo avuto gente che purtroppo non c'è più, come Gino Redman, poi abbiamo avuto Bianchi, Lazzarini, Lavano, Poggiani, poi abbiamo avuto ultimamente anche Carlo Cecca, Rossi, e anche Rossi si era venuto ma non aveva girato, perché aveva il titolo. E poi abbiamo avuto Troy Bayliss e Chris Spencer. Quindi insomma come campione del mondo c'è da vedere parecchia roba. Poi gli anni scorsi avevamo avuto Loris Rosati con l'Ape, prototipo per questo spettacolo, quest'anno avremo uno spagnolo che fa esibizioni con la moto, quindi nei giri farà un po' di spettacolo, invece dietro farà un po' di numeri. Quindi venite tutti. La data è il 14? No, è l'ultimo weekend di settembre. Quindi? 28-29. 28-29 settembre. Ok, adesso passerò io due ringraziamenti alla amministrazione del Senato che ci dà sempre questa opportunità di poter fare questo lavoro e ovviamente lo ringrazio perché sono anche tanto per bellissimo servizio che viene chiuso completamente quando fanno la rivoluzione, quindi è molto bello da vedere sia quella delle macchine che quella delle moto e sono anni alternati, un anno fanno le moto, un anno fanno le macchine, quindi io vorrei ringraziare lui che ci viene sempre la istituzione, una parte del circuito, è chiaro che noi dobbiamo gestire in maniera diversa da quello che siamo una piccola associazione diventa un po' più complesso, però noi siamo felici che andassi a Lego, siamo andati all'ospedaletto per la prima lezione in questa Lego, però poi dopo abbiamo fatto la differenza che c'è la possibilità di soffrire una parte della comunità che è conosciuto in Italia. Mio sindaco, io la ringrazio, lei e tutta la città. Grazie a te Gianni, veramente ti ringrazio perché fate una gran bella cosa per l'ospedale. Quindi questo non so.
stesso lavoro a vostro vantaggio, ma a vantaggio del nostro paese, quindi io ne sono molto contento e vorrei continuare su questa strada. Relativamente al nostro rievocazione storica, sia motociclistica che automobilistica, vorrei ricordare che il circuito di Ospedaletti è un circuito che è nato nel 1947, è nato come un circuito di Formula 1 e lì hanno corso le Formula 1 fino al 1951. L'ultima volta nel 51 ha vinto Ascari con la Ferrari 357, quindi le prime volte in cui la Ferrari stessa correva, e quindi io sono molto contento di questo, e le moto sono andate avanti fino al 1972, per cui insomma direi che è veramente un grande circuito, uno dei pochi circa 60 metri più lungo di quello di Monte Carlo, ma più bello di Monte Carlo. OK, grazie, vi aspetto tutti il prossimo anno. Finisce l'intervista e vado a mangiare anch'io come voglio. Grazie a tutti. Della Lega, che voi sapete che è la Lega Italiana per la ricerca del tumore, quindi io vi passo un attimino a lei, perché la Lega ha partecipato a questa collaborazione con la Scuderia per la Regione. Io vi porto i saluti del mio presidente, che avvisato con poco anticipo non poteva essere presente. La LILT vi chiede di portare il messaggio della prevenzione, esattamente come le macchine rotolano su tutte le strade e vi portano in giro, di essere voi gli ambasciatori della prevenzione, perché se ci pensiamo prima, il tumore è una malattia che si può sconfiggere e si può guarire tranquillamente, e quindi è solo questo la nostra richiesta. Siate attenti, pensate a chi volete bene e siate voi i primi ad essere ambasciatori della prevenzione. Grazie. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Quindi andate, c'è una scalinata là dietro. Thank you.